ho letto la sceneggiatura di Angelo e innanzitutto mi è piaciuta proprio l'idea. Poi il fatto che si occupasse di Alzheimer è stato quella spinta che ci voleva in più per farmi accettare. Io non sono una che accetta tutto, ho rifiutato tante cose in questo periodo proprio perché non mi somigliano, non mi danno magari soddisfazione, non mi sento coinvolta. Questa cosa mi ha coinvolto anche perché ci ha toccato da vicino una nostra cugina, l'abbiamo perduta per l'Alzheimer, quindi è stato sicuramente uno dei motivi che mi ha spinto ad accettare questo. Per me invece è stato un caso, perché io avevo accompagnato Loretta, avevo letto già la sceneggiatura perché Loretta mi aveva chiesto di dire cosa ne pensassi. E poi l'ho accompagnata e Angelo mi ha chiesto di fare questa partecipazione, perché è una piccola partecipazione la mia, come attrice, e ho accettato volentieri ed eccomi qua. Ora spero che sia una lunga poi collaborazione con Loretta, che ci porti anche a una collaborazione più lunga e più importante per me almeno. Tornando al personaggio che è il protagonista, c'è stata una preparazione particolare, un criterio adottato per questo tipo di personaggio? Innanzitutto io vengo da un altro personaggio molto difficile che era in Sorelle, questa madre leggermente fuori di testa, diciamo, colpita da demenza senile, non proprio Alzheimer, che mi aveva già messo sulla strada di quello che poteva essere la testa di una persona colpita da questa patologia. Però Angelo mi ha aiutato tantissimo anche per come è proprio stato strutturato il corto, no? Questi passaggi temporali dal passato al presente, la gioia di vedere la figlia bambina e ripercorrere quei periodi meravigliosi e tornare alla realtà con la figlia grande che gli dice: ti ho messo qui perché non ne potevo più, non potevo più, no, non ne potevo più, non è esatto, non potevo più starti accanto, non ce la potevo fare. E questo, da questo lei è infastidita, preferisce trovare conforto nel passato, nei ricordi del passato. E questa è stata la strada che ho da sola intrapreso, nella speranza di rappresentare al meglio quello che può essere un malato di questo terribile male. Dopo diversi anni di assenza, Daniela torna sul set, addirittura insieme a Loretta. Qual è stata l'emozione che più rimarrà impressa nel tempo? Parli in questo caso, nel caso, praticamente io ero emozionata come una bambina, perché mancando da tantissimi anni ero preoccupatissima innanzitutto di ricordare la parte, anche se non era tantissima, ma la mia mente non era più abituata, come quando ero giovane che lo facevo di professione, a imparare a memoria in due giorni. Il giorno stesso, no? Praticamente, no, ma poi io l'ho saputo veramente due giorni prima della realizzazione, perché è stato veramente tutto un caso, e quindi ho provato una forte emozione, però sono ritornata indietro nel tempo lavorando e quindi ho assaporato il piacere di fare questo mestiere, ho riassaporato il piacere di fare questo mestiere. Ultima domanda, so che avete scritto un plot per una fiction televisiva, come sta andando avanti il progetto? Beh, intanto stiamo scrivendo e poi dobbiamo assolutamente pensare a un numero zero, quindi a sviluppare una sceneggiatura oltre al plot, che è di poche pagine, no? Dove ci sono gli interpreti che sono descritti nel loro carattere, nella loro fisicità, i loro professioni, eccetera. Però poi da lì ad avere una storia bisogna lavorarci con uno che le sceneggiature le fa di mestiere, e noi mestiere dobbiamo imparare. Esatto. È bello imparare ancora alla nostra età, no? Non si finisce mai di imparare, no? C'è il detto. Gli esami non finiscono mai, dicevo Edoardo. Ok, grazie e in bocca al lupo. Grazie, viva il lupo, viva il lupo.